Sì, neurocutanea. E adesso facciamo un quiz, per esempio. Quale di questi pazienti ha la melanosi neurocutanea? 1, 2, 3 o il 4? Allora, anch'io avrei risposto 1 vedendo queste immagini. In realtà, l'unico paziente di questi che ha avuto una melanosi cutanea non sintomatica è questo qui. Quindi perché? Perché la melanosi neurocutanea non è prevedibile dal punto di vista, diciamo, della espressività clinica. Cioè, la localizzazione è un fattore di rischio, però tutti questi hanno una localizzazione che è un fattore di rischio. Però detto questo, non esiste al momento una possibilità di prevedere, cioè di fare un corrispettivo clinico sulla presenza del neo rispetto alla presenza o meno di melanosi neurocutanea. E la melanosi neurocutanea va indagata con la risonanza magnetica, che va fatta precocemente. E la risposta può essere presente o assente. È importante indagare la presenza della melanosi neurocutanea in questi soggetti che hanno questi nei a livello del cuoio capelluto o a livello ossiale, perché la presenza ci condiziona poi l'eventuale approccio chirurgico. Perché? Perché se la melanosi fosse presente, ovviamente non ha più senso iniziare a parlare di intervento chirurgico precoce, perché potrebbe manifestarsi da un momento all'altro la melanosi cutanea a livello sintomatico. Mentre invece se fosse assente, ovviamente si può pensare di intervenire, visto che comunque abbiamo detto che il rischio nel neomelanocitico congenito gigante è un rischio che comunque è presente già nell'età prepuberale. Quindi si può considerare la possibilità di un intervento chirurgico, però si può anche pensare che a questo cuoio capelluto abbiamo visto che è una delle sedi dove ci può essere la regressione della lesione. Quindi, per quanto riguarda il discorso estetico, spesso si dice: ma a livello del cuoio capelluto, però tutto sommato il neo non si vede, quindi magari lo possiamo anche lasciare lì. È vero questo, però è vero anche che la sede è anche poi più difficile da monitorare dal punto di vista clinico. Quindi questo è un algoritmo in cui praticamente vengono un po' ripetute le cose che abbiamo detto, che attenzione a queste localizzazioni, facciamo la risonanza, poi se è positiva, attenzione. Intervento chirurgico rinviato, mentre se è negativa si può fare la sorveglianza clinica, ma si può anche pensare all'intervento chirurgico. Per quanto riguarda l'impatto psicologico del neo congenito gigante, beh, chiaramente sono situazioni abbastanza devastanti da un punto di vista psicologico, molto spesso. Il 53% negli studi ha delle importanti difficoltà psicologiche e sociali, e a volte questi problemi emozionali e comportamentali sembra che non siano legati neanche alla visibilità o meno del neo, quindi non necessariamente quelli che colpiscono il viso e quello capelluto. Quindi un grosso interesse da parte dei familiari o della famiglia, insomma, a intervenire su queste lesioni, però se andiamo a vedere, diciamo, l'output poi chirurgico, uno studio ha dimostrato che poi una significativa proporzione di genitori riteneva che la procedura chirurgica avesse peggiorato l'aspetto dei loro figli. Quindi in pratica sono pazienti difficili, cioè vogliono essere operati perché hanno un impatto psicologico, però poi quando vengono operati spesso non sono contenti del risultato. Il curettage precoce, che cosa dire del curettage? Beh, in queste lesioni il curettage poi non è che abbia tantissimo significato, perché ricordiamoci che ha un significato estetico, quindi non rimuove il rischio, perché il melanoma insorge in profondità, fa sì che il neo sia meno visibile, quindi un intervento estetico, e a livello del cuoio capelluto poi non c'è questa grossa motivazione di tipo estetico. I benefici di un'escisione precoce nel neo melanocitico congenito non sono, diciamo, comunque dimostrati. La chirurgia con possibili esiti in deformità o con un'alterata funzione dovrebbe essere evitata. Oggi è stato un po' un motivo ricorrente il fatto di non trasformare il paziente sano in un paziente malato. Quindi se la chirurgia è impraticabile,
possibile ricorso a interventi, a strategie di intervento a parziale spessore. Per esempio, questo è un bambino che ha una coalizzazione all'orecchio, non lo possiamo trasformare in un malato e rimuovere il padiglione perché è un neocongenito gigante. Abbiamo detto se il rischio è inferiore al 5%, potremmo fare una sorveglianza e accontentarci, per esempio, di fare un intervento a questo livello. Quindi, per concludere, direi che vi mostro questo algoritmo che è stato pubblicato proprio su uno degli ultimi numeri dell'American Academy e che riguarda un po' tutti i neocongeniti, tutti i neo melanocitici congeniti, e si parte da un discorso di prevenzione, eventualmente di riduzione del rischio. Quindi se il rischio di melanoma è un problema, allora diciamo che dobbiamo pensare a se l'escissione può causare una esito, diciamo, deturpante. Se questo rischio di esito deturpante c'è, allora praticamente consideriamo di intervenire soltanto in maniera, diciamo, più limitata. Se questo rischio di chirurgico non c'è, possiamo procedere all'escissione. Per quanto riguarda invece se non c'è rischio di melanoma, allora dobbiamo chiederci se c'è in seconda battuta un problema un problema psicologico, un problema di tipo cosmetologico sul fatto che il paziente sia portatore di questo neo. Allora, se non ci sono problemi, ovviamente facciamo una sorveglianza. Se ci sono problemi, vediamo un po' l'età del bambino. È un bambino molto piccolo? Sì, allora insomma possiamo fare anche la sorveglianza oppure intervenire in maniera parziale. Se il bambino è più grandicello, allora possiamo eventualmente pensare alla chirurgia, però domandiamoci prima se questa chirurgia può determinare un esito deturpante. Se l'esito deturpante c'è, allora consideriamo di andarci un momento più cauti e se invece non ci sono problemi possiamo procedere. Grazie. Complimenti.